ferma al semaforo, rientrando dalla manifestazione di protesta contro la grande opera inutile e imposta, ripenso alla bella esperienza appena vissuta. Un colorato, sbandierante e strombazzante corteo di auto che ha sfilato lungo la statale. Sono galvanizzata e felice dalla riuscita e dalla numerosa partecipazione. Oltre il semaforo, scorgo una pattuglia di polizia che sta controllando un mezzo e, come al solito, valuto le probabilità che fermino pure me, dato il tipo di auto che cavalco. Una mitica Citroën Diane 6 cavalli del 76, segnata da 35 anni di glorioso servizio, irresistibile preda per un posto di blocco. Sorrido, pensando alla elementare prevedibilità del genere umano in divisa. Ma immediatamente il pensiero schizza a fare un rapido check del contenuto del bagagliaio e mi prende un vago accenno di panico. Pochi giorni prima, per lavoro, avevo allestito un evento campestre al parco cittadino. In queste occasioni il mio bagagliaio diventa un'autentica ferramenta ambulante. Corde e cordini di ogni tipo e misura, picchetti di legno e di ferro per perimetrare le aree, scalpello e mazzetta, fascette da elettricista, nastri adesivi e colle, colori spray per segnare gli impianti provvisori, guanti da lavoro e mascherine, cacciaviti, martello, brugole, mandrini, chiodi assortiti, mezza bottiglietta di trielina, ma che cacchio era servita, e grosse catene con lucchettoni per mettere al sicuro le attrezzature di allestimento da eventuali furti. Sudo freddo mentre aspetto il verde, immaginando la frase fatale: ci apre il bagagliaio per cortesia? Chi glielo spiega a quelli che il contenuto di una Diane 6 cavalli del 76, con su ancora gli adesivi "no, grande opera, devastante, inutile imposta" sulle fiancate, di ritorno da una rumorosa protesta, è onesto materiale da cantiere e non roba da attentato terroristico? Già mi vedo in un ufficio della Digos a dare pindariche spiegazioni. Nemmeno io avrei saputo credere. Cosa sono queste, spranghe? No, quali spranghe? Sono picchetti da piantare nel terreno. E di questi bestioni di catene cosa ci dice, signorina? Sì, prendiamo molte cose a noleggio e la sera dobbiamo incatenarle perché non ce le rubino durante la notte. E la trielina? Ecco, non mi ricordo bene. Credo dovessimo pulire un telo. Scatta il verde e avanzo cauta, cercando di nascondermi all'ombra del SUV che mi precede. Per fortuna gli agenti sono ancora indaffarati con l'auto di prima e alla catichella riesco a superarli. Fuori dalla loro vista faccio una corsa al cardiopalma fino al mio garage a scaricare il bagagliaio. E mi rendo conto di come gli oggetti cambiano sostanzialmente di senso e di funzione a seconda del contesto e di come nella mia nuova veste di attivista sarei il caso di prendere qualche precauzione in più.